Come cominciare su YouTube? Come si fanno i primi contenuti video? Come si apre un canale? Come si fa ad avere il coraggio di mettersi davanti alla camera? E come si fanno dei contenuti che poi sono effettivamente interessanti, utili e guardati da qualcuno? Secondo me questo è un argomento fondamentale, importantissimo per tutti i creatori di contenuti lì fuori, non solo per chi mette contenuti su YouTube, anche se oggi voglio concentrarmi in particolar modo su YouTube, ed è una domanda che mi viene fatta molto molto spesso. Allora, per rispondere a questa domanda, ho pensato di farmi aiutare da qualcuno. E infatti la risposta a queste domande, il contenuto di questo video di oggi non lo faccio io, ma ospito una persona, ospito Federica Mutti, che ha un canale dove tratta di questi temi, che d'altro vi consiglio di dare un'occhiata, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Allora Federica, inizio con questa prima domanda. Te la faccio veramente semplicissima, secca, dici tutto quello che puoi basandoti sulla tua esperienza personale. Come si comincia oggi su YouTube? Ciao Raffaele, prima di tutto grazie mille davvero per avermi invitata sul tuo canale, sono onorata e per me è un piacere enorme poter parlare della mia piattaforma del cuore, YouTube. Ormai hai risaputo, è la mia piattaforma preferita, quindi non vedo l'ora di rispondere alle tue domande, partendo con la prima: come iniziare da zero su YouTube. Allora, secondo me la cosa più importante in assoluto è iniziare con le giuste motivazioni, perché soprattutto in questo periodo in cui qui su YouTube Italia stanno andando in trend tantissimi video che parlano di guadagni che ho fatto su YouTube, ho guadagnato 6.000 euro al mese, 10.000 euro al mese con YouTube. Ecco, può sembrare che YouTube sia un po' una miniera d'oro, ma in realtà è una piattaforma che io definisco sempre un investimento a lungo periodo. Questo significa che sì, YouTube può dare tanto a livello di risultati, quindi anche di traffico verso i propri canali, ma anche a livello di monetizzazione, però questo accade se si pubblica con costanza e si lavora veramente nel tempo e in modo costante su questa piattaforma. E per fare questo non basta semplicemente la costanza, ma serve anche tanta passione, perché lo sappiamo entrambi, fare video è piuttosto faticoso e penso che possiamo essere un po' entrambi l'esempio di questa cosa. Io ad esempio sono su YouTube da 2 anni e se guardate le view del mio primo anno su YouTube vedrete veramente il piattume, la palla di fieno che rotola. Poi con l'ottimizzazione nel corso del secondo anno sono riuscita effettivamente a crescere. E proprio parlando di ottimizzazione, questo è il mio secondo consiglio: ottimizzare fin da subito i propri video su YouTube a livello di SEO. Di questo parlo moltissimo sul mio canale perché penso veramente che sia la prima chiave di crescita per chi inizia su YouTube, quindi ottimizzare fin da subito i propri video è veramente fondamentale per riuscire ad acquisire una buona visibilità anche appena partiti e per costruire soprattutto delle fondamenta solide per il futuro, perché vi assicuro che se partirete ottimizzando tutti i vostri video dal primo e proseguendo così nel tempo, ad un certo momento questa cosa si vedrà e l'algoritmo di YouTube, quando inizierà a spingervi per il fatto di avere tutti i vostri video precedentemente ottimizzati, vi premierà. Quindi mi raccomando, non sottovalutate mai la SEO, ricordatevi che YouTube è di Google e quindi va trattato proprio come un vero e proprio sito web. Penso che nessuno ormai creerebbe un sito web senza ottimizzarlo dal punto di vista della SEO. Ecco, la stessa cosa bisogna fare con i video YouTube. E per rispondere a questa prima domanda con un ultimo consiglio, credo che al giorno d'oggi la differenziazione sia la parola chiave per emergere nel mondo dei social, emergere nel mondo della creazione di contenuti. E differenziazione significa sicuramente, come diciamo tutti dall'alba dei tempi, trovare la propria nicchia, trovare l'argomento che ci rispecchia, ci rappresenta al meglio e fa tirar fuori quelle che sono le nostre migliori competenze, quello che è veramente il valore che diciamo sempre di condividere attraverso i social. Quindi questo sicuramente è un buon primo punto ed è la base fondamentale da cui partire. Ma credo che oggi sia ancora più importante, su questa base solida, puntare poi su quella che appunto è la differenziazione, quindi che cosa ci rende diversi
come comunicatori rispetto alle persone che trattano i nostri stessi argomenti. E questo secondo me è abbastanza difficile da fare, perché non è facile trovare la giusta chiave con cui comunicare, però credo che basarsi sulla genuinità della propria personalità, quindi essere veramente se stessi e non aver paura di far trasparire la propria personalità di fronte alla telecamera, sia la chiave di tutto, soprattutto oggi in cui i creator comunque sono tanti, ci sono in realtà tantissime nicchie scoperte, quindi non bisogna eccessivamente preoccuparsi della saturazione del mercato, di questa cosa che fa tanto paura e che ci spinge molto spesso a arrenderci e dire vabbè, c'è troppa gente che parla di quell'argomento, non mi butto. Assolutamente no, però veramente, se posso consigliarvi qualcosa che nel mio caso ha funzionato bene e credo che sia veramente poi la forza dei progetti che crescono e continuano a crescere, quindi sono sostenibili nel lungo periodo, è proprio l'essere genuinamente se stessi. Esiste genuinamente? Vabbè, se non esiste ho coniato una nuova parola, però ecco, essere veramente se stessi e cercare di trasmetterlo il più possibile alla nostra audience, quindi dando sicuramente sì valore, ma non dimenticandosi mai che insieme alle nostre competenze stiamo anche trasmettendo un approccio, un messaggio, una filosofia molto personale, ed è questa veramente la cosa che poi crea una community fidelizzata, quindi mi sento di dare questo come ultimo consiglio rispetto a questa domanda. Sei stata veramente chiarissima, grazie mille di queste informazioni, penso siano state super utili. Te ne faccio un'altra a questo punto. Per chi vuole iniziare, una delle prime domande, uno dei primi ostacoli, il pippone classico è quello sull'attrezzatura. Che luci devo comprare? Che camera mi serve? Prendo la reflex? Non prendo la reflex? Quale microfono uso? E così via. La seconda domanda quindi è quella: in termini di attrezzatura, come ci si organizza proprio il giorno zero per chi non ha mai fatto un video in vita sua? Ah, questa domanda mi piace molto, perché è una domanda che ricevo spessissimo e che mi ha bloccato per tantissimo tempo quando volevo iniziare il mio canale YouTube, ma di questo ne parliamo dopo. L'attrezzatura giusta con cui partire, secondo me, è semplicissima. Uno smartphone, che non deve essere per forza di ultimissima generazione, ormai tutti gli smartphone che ci sono sul mercato fanno dei video in buona qualità, quindi vi basta questo e la luce naturale proveniente da una finestra, quindi vi basta veramente prendere il vostro smartphone, metterlo su una pila di libri, mettervi davanti alla finestra e così potete girare il vostro primo video. Non sarà il video perfetto, non sarà il video alla Netflix, però è così che si parte e so bene che anche Raffaele condivide questo approccio: partire in piccolo, partire lean nel linguaggio startup. Ecco, credo che la stessa chiave debba essere utilizzata quando si inizia su YouTube, perché ripeto, fare video su YouTube è un'attività altamente time consuming, richiede veramente tanto tempo, tante energie, tanta passione, e quindi può succedere che magari ci si dice va bene, inizio su YouTube, e magari si acquista attrezzatura da centinaia se non migliaia di euro, e poi ci si rende conto dopo un mese, tre mesi, che in realtà quell'attività ci richiede troppo tempo e quindi molliamo tutto e alla fine ci ritroviamo con attrezzatura che ci è costata moltissimo e che non utilizziamo. Vi basta davvero unicamente lo smartphone? Siamo praticamente tutti partiti così, e su YouTube è molto bella questa cosa perché è assolutamente accettato dalla community di YouTube, dall'audience, di vedere dei creator che iniziano da zero e che iniziano senza grandi attrezzature, perché questa è un po' la storia di tutti i grandi creator su YouTube. Sono tutti partiti dalla loro cameretta con la webcam, quindi il fatto di approcciarsi a questa piattaforma con una strumentazione, anche se vogliamo non particolarmente evoluta, non è assolutamente una cosa negativa. C'è assolutamente sempre tempo per fare un upgrade dell'attrezzatura. Io ad esempio l'ho fatto dopo un anno che ero su YouTube, però consiglio veramente di partire con quello che si ha già in casa, per vedere prima di tutto se questa piattaforma fa davvero per noi, se riusciamo ad essere costanti, e poi appunto capire quando è arrivato il momento di investire dei soldi in attrezzatura un po' più elevata
e così migliorare anche la qualità del proprio canale. Tra l'altro ho dedicato parecchi video sul mio canale proprio riguardo a questo argomento e in uno di questi video in particolare consiglio anche un programma di video editing che per adesso è il mio preferito, si chiama Filmora Wondershare ed è un programma di video editing semplicissimo, molto economico ma molto completo che io consiglio veramente a tutte le persone che si approcciano per le prime volte al mondo del montaggio video, del video editing, quindi mi raccomando dateci un'occhiata, si chiama Filmora Wondershare, ve lo consiglio davvero di cuore e io lo uso tuttora. Wow, sapevo che anche questa risposta sarebbe stata super e ti ringrazio di tutte le chicche e le informazioni che ci hai dato. Te ne faccio un'ultima e poi ti lascio andare. Dalla tua esperienza, visto anche quello che stai combinando un pochino su YouTube e visto come stai crescendo su YouTube, quali sono gli errori che vedi commettere più spesso, anzi quelli che hai commesso tu all'inizio e dai quali ti senti di aver imparato tanto, no? Cose per le quali sei passata e hai detto ok, ho fatto sta cosa, ho sbagliato, ma ho imparato che. E quindi magari qualcuno che guarda questo video oggi potrebbe dedurne qualcosa di importante e cercare di evitare gli stessi errori. Questa è una bellissima domanda e sicuramente la prima risposta che mi viene in mente è non essere partita subito. Dovete sapere, io lo racconto sempre anche sul mio canale, che io adesso ho 24 anni, ma ho scoperto il mondo di YouTube quando avevo 12 anni e fin da quando l'ho scoperto ho sempre desiderato iniziare a fare video. Peccato però che non ho mai trovato il coraggio di fare il mio primo video e effettivamente di lanciarmi su questa piattaforma. Ho aspettato tantissimi anni, non dico che avrei dovuto iniziare quando avevo 12 anni perché molto probabilmente sarei stata un po' troppo piccolina, però ecco, anche quando ero al liceo e vedevo già tantissimi YouTuber della mia età iniziare su YouTube, crescere, fare dei bellissimi numeri, creare delle bellissime community, ho aspettato finché nel gennaio 2018, quando di anni ne avevo 21-22 e stavo finendo l'università prima di entrare ufficialmente nel mondo del lavoro, lì finalmente mi sono decisa e mi sono detta basta, non voglio più avere paura di mettermi su YouTube, perché il mio problema era la timidezza e soprattutto la paura del giudizio degli altri, in particolare non tanto dell'audience su internet ma delle persone che mi stavano vicino, del giudizio dei miei genitori, dei miei compagni di classe, degli amici. Quindi dopo veramente tanti tanti anni finalmente ho trovato il coraggio di iniziare sulla piattaforma e finalmente ce l'ho fatta e devo dire è stata una delle scelte più belle che potessi fare, perché poi mi ha dato veramente tantissima soddisfazione anche dal punto di vista professionale. Alla fine il fatto di essermi messa in gioco su YouTube mi ha aperto le porte a tante opportunità e mi ha permesso anche proprio di crescere come persona e come professionista, quindi è un'opportunità che io invito chiunque a cogliere se avete questa passione, se avete questa idea nella vostra testa ma non riuscite a trovare la forza, il coraggio di partire. Ecco, magari ascoltando la mia storia trovate un po' un pizzico di coraggio in più, tant'è che io a chi oggi mi chiede Fede come posso superare la paura di buttarmi su YouTube consiglio sempre di pensare proprio alle opportunità che potenzialmente si stanno perdendo, perché davvero vi assicuro che YouTube, se portato avanti con costanza e con passione, apre le porte a tantissime opportunità dal punto di vista professionale, dal punto di vista della content creation, delle collaborazioni con persone come sta succedendo oggi tra me e Raffaele, ma anche con aziende, con progetti. È un mettersi in gioco a 360 gradi, quindi io lo consiglio a chiunque, quindi se avete paura di mettervi in gioco pensate a tutto quello che potenzialmente state perdendo, che vi assicuro può essere veramente tanto. E un secondo errore un po' collegato a questo che ho fatto è stato iniziare il mio canale nel gennaio 2018 ma poi fermarmi completamente da circa aprile maggio 2018 fino a settembre 2018, forse anche ottobre, quindi ho fatto veramente tutti questi mesi di pausa in cui non ho assolutamente pubblicato sul canale, se non ricordo male, e sono stati sicuramente mesi che non hanno aiutato la crescita del mio canale, perché lo sappiamo, l'abbiamo già detto, YouTube premia anche quella che è la costanza e quindi bisogna veramente essere costanti, bisogna crearsi un piano editoriale e nel momento in cui si decide di pubblicare una volta a settimana
può scappare ogni tanto la settimana in cui non si pubblica, però ecco, sicuramente fare lunghe pause di mesi e mesi non aiuta a portare avanti il progetto, ma questo come su qualsiasi altra piattaforma. Quindi ecco, il fatto di essermi un po' bloccata lì sicuramente è stato un errore, diciamo, e l'errore era dovuto al fatto che ovviamente nei primi mesi non vedevo particolari risultati, mi sono un po' demoralizzata come succede a tutti, e quindi con la scusa poi ovviamente di essere impegnata perché avevo appena iniziato a lavorare e così via, mi sono un po' fermata. Fortunatamente poi ho ritrovato veramente l'energia nel settembre-ottobre 2018, ho ritrovato la motivazione e l'entusiasmo per tornare a dedicarmi ai miei video, e da lì non mi sono più fermata, e infatti è da lì poi che è diciamo partita un po' tutta la crescita e tutto il percorso che mi ha portato ad oggi a veramente trarre delle bellissime soddisfazioni da YouTube, l'avere una community molto fidelizzata con cui è un piacere vedersi ogni settimana con un nuovo video, e anche l'opportunità di fare collaborazioni, di anche farmi conoscere in quello che è il mondo del digital, quindi questo sicuramente è una cosa bellissima. E l'ultimo errore che ho fatto, questo in realtà è un errore, non errore, ma ve lo voglio condividere perché penso che sia un argomento interessante di cui parlare, è stato non cavalcare l'onda di alcuni miei video che sono andati, diciamo, virali. Dovete sapere che ad un certo momento nella carriera di uno YouTuber succede che ci siano uno o due video, forse anche di più, che vanno virali, che prendono il volo e iniziano a fare un sacco di view. E lo YouTuber rimane un po' sconvolto e dice: oh mio Dio, cosa sta succedendo, no? Perché questi video stanno volando così tanto? YouTube con il suo algoritmo inizia a spingere alcuni contenuti, e quindi io ho vissuto questa cosa relativamente ai miei contenuti dedicati alla crescita su Instagram. Quindi ho avuto ben due video che parlavano di come crescere organicamente su Instagram, prima nel 2019 e poi nel 2020, che sono proprio un po' volati, e addirittura quello del 2020 ha superato le, se non sbaglio adesso, 130.000 view, quindi ha fatto insomma dei numeri veramente molto grandi rispetto ai miei soliti numeri, e questo ovviamente ha dato un boost di crescita e visibilità incredibile al mio canale. Il mio errore è stato quello di non cavalcare quest'onda, perché di solito succede che gli YouTuber più accorti, quando si scatena un po' questo fenomeno su un loro video, capiscono che devono creare altri video legati a quello stesso video, quindi magari dello stesso argomento, che si possano legare molto bene insieme, e diciamo che è abbastanza automatico che in quel caso YouTube inizierà a spingere anche questi video, proprio perché sono connessi al video che sta crescendo molto velocemente. Questo perché si dice che una volta che YouTube ha spinto un tuo video su un determinato argomento, se tu crei altri video di quell'argomento lì, dato che ormai YouTube ti ha etichettato come esperto su quel tema, allora spingerà anche questi tuoi video, e quindi il tuo canale diciamo prenderà quest'onda di crescita che lo porterà a aumentare veramente molto le view, gli iscritti e così via. Ho visto canali sia italiani sia americani esplodere in questo modo. Forse questa è una cosa che mi sarebbe potuta succedere, ma che io ho un po' inconsapevolmente evitato di fare, semplicemente perché quei miei video che sono scoppiati erano su Instagram, e io consapevolmente non volevo diventare la ragazza di Instagram, non volevo essere la Federica che parla solo di Instagram, di crescita su Instagram e così via. Perché io sul mio canale in realtà parlo di digital marketing e social media in modo molto più ampio, e in modo anche, se vogliamo, più strategico, più pensato, più personale. Racconto anche molto la mia esperienza, e non volevo essere legata invece a tutte quelle strategie, quelle tecniche di crescita su Instagram e così via. Quindi diciamo non ho cavalcato più di quel tanto quell'onda lì, ed è per questo che a un certo momento poi la crescita sì c'è stata, però non è stata così esponenziale, virale, come magari succede su altri canali. Quindi questo è sicuramente un consiglio per voi, quindi nel momento in cui un video scoppia sul vostro canale non esitate a cavalcare l'onda. Se quell'argomento è davvero il vostro argomento core, quello per cui volete essere riconosciuti, se non è così, semplicemente siate contenti del fatto che quel video è andato virale e vi ha generato moltissime view magari e moltissimi iscritti, però siate
sinceri e onesti con voi stessi, fedeli a quella che è la vostra personalità e anche il vostro obiettivo attraverso YouTube, e quindi proseguite sulla vostra strada e sicuramente succederà di nuovo che altri video, magari ancora più coerenti con quella che è la vostra persona e professionalità, prendano appunto il volo e vi portino quindi soddisfazioni. Questo era veramente il mio ultimo consiglio barra esperienza che ci tenevo a condividere con voi. Ringrazio ancora tantissimo Raffaele per avermi invitata sul canale, per avermi ospitata in questo video, e spero davvero di non avervi annoiato, ma di avervi dato dei consigli utili da poter applicare anche immediatamente nell'apertura o nella crescita del vostro canale YouTube. Grazie mille anche per questa ultima risposta. Sapevo che mi avresti dato qualche chicca super interessante e così è stato. Spero che l'episodio di oggi sia stato utile a tutti quanti e a tutti quelli che soprattutto vogliono iniziare su YouTube ma stanno rimandando da tanto tempo. Grazie mille per essere arrivati alla fine di questo episodio. Come sempre fatemi avere il vostro feedback, lo sapete che sono curioso e voglio sapere cosa ne pensate, quindi scrivete qui sotto qual è la vostra esperienza, se avete un'esperienza, se invece state rimandando, perché state rimandando, quali sono gli errori che avete combinato, come vi organizzate per i vostri contenuti. Io come sempre vi do appuntamento sui vari social, quindi ci vediamo su YouTube, ci vediamo sul podcast per gli amanti dell'audio e soprattutto su LinkedIn, ricordatevi di aggiungermi su LinkedIn. E prima di chiudere vi ricordo che i temi di cui tratto qui sopra li studiamo in maniera strutturata e approfondita all'interno della mia Academy, quindi fatevi un giro su growthprogram.it se volete saperne di più, e io vi do appuntamento al prossimo episodio.